E bella a tutti ragazzi dal vostro Smoto e benvenuti in questo nuovo video. Anche se è ancora estate sulla carta, qua in Austria sti due giorni ha fatto un freddo cane. Su sulle montagne non si vedrà mai dalla GoPro, ma c'è già la neve. Siamo intorno al 20 di agosto e oggi c'erano la bellezza di 7 gradi stamattina. E oggi abbiamo una missione da compiere. Un mio caro amico ha comprato la macchina nuova e l'ha presa a 200 km da casa. E quando l'ho saputo gli ho detto: ma perché non andiamo in moto, caro amico? Che lui non è mai andato in doppio con nessuno. Adesso andiamo a fare benza, come sempre. Poi andiamo a prenderlo, gli facciamo questa bella tirata di 200 km su strade provinciali normali, non andiamo in autostrada. Quella, hanno aumentato i prezzi della broda. E che troiaio c'è qua? Oh mio Dio. €1,28. Figa, 3 euro di benza. Va bene. Ero già pieno.
Eccoci qua ragazzi, siamo già di ritorno. Adesso torniamo giù nella stessa strada, però con la macchina del mio amico qua davanti, che come vedete è una bellissima Nissan Qashqai bianca, che lui è padre di famiglia, ha bisogno di spazio, quindi si è preso questo SUVettino. Sti che freddo! Caboia! C'è un po' di ombra e si muore. Niente, stiamo cercando un posto dove mangiarci un bel burgerone e spararci magari una birretta per festeggiare una macchina nuova. Però non c'è un'area di sosta. Sono già 50 km che viaggiamo, per fortuna ho benza. Fatto questo poi si riparte verso casa. Per fortuna mi sono portato dietro una felpina e adesso appena mi fermo mi sparo addosso, perché fra poco inizierà a far freddo. Sono le 6, il sole sta calando e già l'ombra si congela, immagino dopo quando è buio. Però un'area di sosta neanche a piangere. Speriamo che salti fuori a breve, perché oltretutto mi sto anche pisciando addosso e non è bello. Va, va l'ombra. Oh. Caboia! Si crepa! Madonna santa, oh. Sole, 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 sole. Oh, sole. Oh. Sole. Oh, finalmente, oh. Pausa, cibo, aperitivo e pisciata fatta. Adesso si riparte verso casa, che ormai il sole sta tramontando. Meno male che avevo la felpina, regà, meno male. Fa già fresco adesso. Qua siamo nei pressi di Spielberg, la pista di Formula 1 e MotoGP e DTM qualche giorno fa qui in Austria. E io vi avevo detto un po' di tempo fa, ho un buono che mi hanno regalato i miei amici e che devo venire qua ancora a riscattare, a usare. E pensavo adesso, prima dell'inverno, di farlo. Anche se il buono vale 30 anni. Sì, sì, 30 anni. Quando l'ho ricevuto non avevo tempo di chiamare, far niente, ho lasciato perdere. Poi a un certo punto mi sono ricordato di sto buono e ho detto, cazzo, ma però magari scade. Gli ho scritto e mi fanno, vale 30 anni. E io alla prima lettura avevo letto 30 giorni e ho detto, cazzo, no, mi è scaduto il buono che mi hanno regalato i miei amici, che coglione che sono. Poi ho riletto due o tre volte e era 30 anni, meno male. Quindi adesso prima o poi dovrò andare a usarlo. Pensavo di andare o noleggiare una moto lì e fare qualche giro in pista, oppure andare direttamente col Tracer. Intanto la conosco bene e mi diverto comunque, perché alla fine in pista l'importante è divertirsi per noi amatori. Ci vediamo ragazzi quando la strada diventa un po' più bella, perché l'autostrada sì, è un po' più carina che in Italia, perché è tutta bella tortuosa, due corsie, però è pur sempre autostrada. Six and a half hours later. E come previsto ragazzi, qua sta calando la notte, il freddo inizia a farsi sentire. E sto bastardo qui che vuole farci le foto, ma noi lo sappiamo bene dov'è. Stiamo andando belli spediti, che lui sta testando il suo Qashqai nuovo. E io gli sto dietro con calma. Questo pezzo qui è veramente bello. Supererei tutti, però dai, sono venuto con il mio Miz, stiamo lì dietro, che sennò poi si sente in dovere anche lui di correre, non conosce la macchina, io non fa strunzata. Poi dovrei arrivare a casa a sdraiarmi, raga, perché oggi è un po' faticoso, perché in due, in moto, è sempre un po' una fatica. Poi non so come, non sai mai come si comporta quello dietro, se sta andare in coppia, se tu cerchi di piegare da una parte e invece lui va dall'altra. Sempre un'incognita. Questo paesino qua mi sa che era bello. Vediamo se è quello che penso io. Limite 30. Non so, fermiamo e spingiamo? Sì, sì, è lui, è lui. Non so perché, ma ha qualcosa di carino. Tel chi. C'è tutto qua nel suo piccolo centro. Veramente grazioso. Prima forse abbiamo preso anche una multicina, perché c'erano dei lavori e il limite era 30.
Io quando ho visto l'autovelo, che era tipo 20-30 metri da me, ero a 60. E quindi niente, non so se l'abbiamo beccata, raga. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Tanto qua sono abbastanza efficienti nel consegnare le multe. Poi scappa il tizio qui. Ehi, Nani, attendo moi, s'il vous plaît. Già, mi sto abbioccando. Altro autovelox scampato grazie al mio amico. Sto inchiodato a un tratto che non capisci cosa stia succedendo. C'è scritto che qua nei prossimi 2 chilometri c'è la possibilità di attraversamento animali, tra cui caprioli, cervi e cazzi vari. Non so se è divertente prendere un capriolo in moto. In macchina non lo è, ma in moto penso ancora di meno. Sperando no. Vabbè, mettiamoci in posizione comfort. Che bei colori. Incredibile la GoPro. Sta registrando ormai da un sacco e non muore. E alla fine la GoPro ce la fece. Ma che bello qua il municipio. Ha registrato tutto il viaggio. Grande. Niente raga, adesso io ho lasciato un attimo il mio amico. Mi sono fermato un attimo a fare una chiamata. Adesso vado a casa, mollo la moto, mi cambio e parte il putan tour. No scherzo, vado a bere qualcosa con lui per festeggiare la macchina. Ci si vede ad un prossimo video, se non spacco la testa a questo e finisco in galera. Quello più largo no, eh? Pezzo di stronzo. Alla prossima ragazzi, bella!